Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ciambella al cacao con glassi o vetti di cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero, cacao amaro, latte, burro, uova, vanillina, aroma di arancia, lievito per dolci vanigliato, cioccolato fondente, olio di semi di girasole e ovetti. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le uova, lo zucchero e la vanillina. Ed azionare il bimby per 6 minuti, 37 gradi. Velocità 4 senza misurino. Aggiungere il burro. Il latte. La farina, il cacao, l'aroma di arancia ed azionare il bimby per 1 minuto e 30 secondi a velocità 5. Aggiungere il lievito ed azionare il bimby per 30 secondi a velocità 5. Versare il composto in uno stampo a ciambella da 24 cm. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Nel frattempo preparare la glassa. Mettere nel boccale il cioccolato, e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. E sciogliere per 4 minuti, 50 gradi, velocità 3. Aggiungere l'olio ed amalgamare per 30 secondi. A velocità 3. La glassa è pronta, versarla sulla torta. Decorare con le uova di cioccolato. Ciambella al cacao con glassa e ovetti di cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta!